John Borno, ragazzi, John Borno, e benvenuti in questo nuovo video. Benvenuti in quanti trofei riusciamo a vincere in 5 anni solo simulando con il Bologna su FIFA 21. Questo è il terzo episodio. Vi ricordo che ogni puntata è una stagione, quindi se avete perso le altre due puntate vi invito a recuperarvele, perché guardare questa puntata è inutile. Andate sul canale e trovate appunto tutte le puntate per quanto riguarda questa serie. Inoltre vi ricordo che è già uscito quello dell'Atalanta e quello del Benevento, quindi se non l'avete visto supportate anche questa serie guardando Atalanta e Benevento, perché vorrei andare avanti per tutte le squadre, per tutto il campionato. Detto questo, se volete domani come sempre alle 16:30 un altro video di questo tipo, vi invito a lasciare tantissimi mi piace qui sotto e vi invito anche ad iscrivervi al canale. Arriviamo oggi a 85.000 iscritti e domani vi porto un altro video. Lasciate anche tantissimi mi piace, mi raccomando, dai. Detto ciò, oggi è la terza puntata ed è la puntata dei fogliettini. Sì, che cosa sono i fogliettini? Non avete visto la puntata della serie dell'Atalanta? Andate a vederla, perché lo sapreste cosa sono i fogliettini se l'aveste vista. Detto questo, imprevisto, fogliettino. Andiamo a prendere un fogliettino dal basso, come sempre. Lo prendo sempre dal basso, perché così non c'è il rischio che io sappia. A parte non lo so in generale, però non c'è rischio anche per voi che io sappia di che cosa sto parlando. Allora, andiamo a vedere. Vendi il tuo giocatore più forte. Porca troia. Cioè il giocatore più costoso. Dobbiamo vendere, dobbiamo andare a vedere qual è il nostro giocatore più costoso e venderlo. Non bene, non bene, per niente proprio. Questa è una delle più difficili. Andiamo a guardare, porca troia. Allora, c'è Carlos Fernandez, 39 milioni. Porca troia, 33 lui. 33, tocca vendere Carlos Fernandez, ragazzi. Tocca vendere Carlos Fernandez. Che coglioni, che coglioni, che coglioni. Sentite, al di là di ciò, andiamo a guardare un po' la rosa. Allora, in porta abbiamo Radu, Virginia, Ravaglia, va bene. Poi in difesa abbiamo a sinistra Pellegrini, Haiki, va bene. Al centro abbiamo Chambers, Tomiyasu, Rezos e Mazzima, va bene. A destra abbiamo Calabresi e De Silvestri. Diciamo che va bene. Se riesco vendo De Silvestri e prendo un altro terzino un po' più forte, però diciamo che va bene. Poi la Plainen, qua è ancora un esterno sinistro, ma vogliamo farlo crescere, sennò questo non gioca mai. Mamma mia, 81 settimane, figlio mio, tu non puoi fare niente nella vita. Se riesco di presto. Poi Svanberg, Donsa, Rizzo, che riesce, riesco lo presto. Nandez, Dominguez, il nostro centrocampo non è male per niente. Poi abbiamo sulla tre quarti Soriano, Fosberg, Vignato e Lucas Fernandez. E poi abbiamo davanti Colombo, Carlos Fernandez, che dovremmo andarlo a vendere, quanto cazzo soffro, Barro e Nketiah. Che palle, ragazzi, che palle. Capita che c'è Duchon svincolato, io me lo prendo subito, ma non perché l'ho trovato tra gli svincolati, in realtà me ne sono accorto adesso, lo volevo già prendere prima. Secondo me è un ottimo calciatore questo, ragazzi miei, se cresce come si deve. È un terzino destro, tra l'altro ci serve, prendiamolo. Vuole essere importante questo, che palle, importante vuole essere. È vero che a destra non c'è nessuno, eh. L'abbiamo preso. Detto ciò, ragazzi, ci hanno dato 40 milioni, ma ci hanno detto qualificati per l'Europa League. Fai giocare almeno il 50% delle partite della stagione successiva, un giocatore, ok. Ottieni il rating per questa stagione, arriva in Europa League, raggiunge ottavi di finale, 20 giocatori, rimpiazzi nei cruciali per rimpiazzi. Minchia, allora, i soldi ce li abbiamo, però per il momento quello che ci manca, almeno per me, quello che mi manca è la fantasia. Volevo tenermi i giocatori che ci avevo, invece no. Che coglioni che tocca vendere Fernandez, che coglioni. Almeno cerchiamo di fare più soldi possibili. Allora, per quanto riguarda il centrocampo, c'è Fernando svincolato che io mi prenderei. Non voglio prendere tutti gli svincolati, però questi giocatori qua che fanno la legna potrebbero farci comodo, anche perché potrebbe essere un 80, quindi potrebbe farci comodo veramente tanto lui. Può essere cruciale, ovviamente, accettiamo, che palle. L'ultimo che voglio prendere tra gli svincolati è Reiss Nelson alla destra, che secondo me potrebbe farci molto comodo, anche perché è molto giovane. So che non giochiamo con le ali, però è turnover e poi possiamo comunque trasformarlo. L'abbiamo preso, vediamo quanto c'ha. Dimmi almeno 75, dimmi almeno 75. 76, ottimo, 22 anni, 76 è ottimo veramente. Fernando tra l'altro è un 80, non mi sembra male. Comunque è pazzesco che Fernando possa fare solo e soltanto il CDC, cioè assurdo, è proprio una pippa. Maledetto, guarda come mi tocca giocare tutti storti. Maledetto. Ovviamente trasformiamo anche Dominguez CDC, che gli diventa vice. Nel frattempo simuliamo questa gara contro l'Osasuna. Vinta 3-1, Carlos Fernandez, Carlos Fernandez e Carlos Fernandez. Io non c'ho parole, giusto per salutarlo, giusto per salutarlo. Andiamo a prendere Baumgartner, cercando appunto di rinforzare la tre quarti. Ok, allora hanno accettato Soriano più 10 milioni per Baumgartner. Intanto simuliamo anche questa gara contro lo Sporting di Lisbona, vediamo come va.
vinto 0-1 gol di Fernando. Simuliamo l'ultima gara del girone, stavolta contro il Monaco. Gioca anche Baumgartner, nuovo acquisto. Abbiamo fatto 1-1, ha segnato Barro per noi e per loro Ben Yedder. Sono un coglione, invece di mettere Baumgartner ho messo una... Oh no, ho sbagliato, vabbè, uguale, ho messo Lucas Fernandez. Vabbè, mo metterò Baumgartner. Simuliamo la gara contro il Lione. Regà, mi raccomando, dai, che voglio vincere sto cazzo di torneo. 0-3, Forsberg, Carlos Fernandez e Nandez. Ancora non riusciamo a vendere tra l'altro Carlos Fernandez, pazzesco. Simuliamo l'ultima gara del torneo, quella contro il Monaco. Un torneo completamente francese. Io ho perso, ma porca la troia, porca. Allora, intanto abbiamo chiuso per Adeyemi per 11 milioni. Che io come base di partenza lo reputo comunque molto buono. Pazza quanto prende Adeyemi, mortacci sua. Ok, accettato. E allora nel frattempo possiamo mettere in vendita anche Tia. Però mi dispiace, Barro è forte, Carlos Fernandez deve partire, Colombo se riesco lo presto. Non so se venderlo o meno anche Tia. Intanto abbiamo prestato Laipainen in prestito per 2 anni a Lille. Nella grande tristezza generale abbiamo venduto al Benfica per 60 milioni Carlos Fernandez. Che dispiacere, ragazzi miei. Detto questo, possiamo prendere l'attaccante per sostituirlo e vorrei che fosse Subriaga. Abbiamo chiuso per 33 milioni, una barca di soldi, però secondo me lui potrebbe essere il futuro Carlos Fernandez. Maledetto fogliettino di merda. Ok, preso Subriaga. In questo momento la formazione più o meno è questa. Certo che sto Fernando qua non si può proprio vedere, io te lo dico. Messa proprio così, permettiamo a Forsberg di... No, non posso nemmeno farlo accorciare, cazzo. Non si può stringere, no, ma porca la troia, che schifo. Vabbè, allora, sostanzialmente, se riesco a prestare a Calabresi, prendo un terzino destro. C'è una squadra abbastanza... In realtà siamo in linea, però ci abbiamo un sacco di soldi ancora. Simuliamo la gara contro l'Empoli. È fondamentale, ragazzi, questa gara, è veramente fondamentale. Ho vinto 3-0, Nketiah, Barro e Fernando. Non segna ancora Subriaga, segna Nketiah, entra la partita in corso, ma va bene uguale. Intanto abbiamo venduto Nketiah per 17 milioni all'Leicester e De Silvestri per 1 milione 100 mila euro al Besiktas. Potremmo provare per una cifra low cost, una decina di milioni, a prendere Bender, che potrebbe fare il terzino destro titolare. Mi serve del tempo per riflettere. Ho offerto 9 milioni e mezzo più tipo il 40% per la rivendita, di cui non me ne frega niente sinceramente, perché tanto alla fine, rivendita o non rivendita, si parla di un giocatore che non rivenderemo mai sostanzialmente. Intanto abbiamo prestato Svanberg per 1 anno al Werder Brema. Offro 12 milioni a Bender, basta. Ok, hanno accettato. Qualunque altra offerta l'avrei rifiutata, perché basta, più di 12 non li spendo per un 33enne. È comunque tanto, mo che ci penso, ragazzi, 12 milioni per Bender. No, non lo voglio, ci ho ripensato, non lo voglio, perché potrei prendere giocatori molto più bravi su quella fascia. Allora, rapidamente, che cosa ci manca? Abbiamo 3 portieri e vabbè. Poi abbiamo, perché Ravaglia è triste, che ha fatto, mo Ravaglia, che ha fatto? Sei in scadenza, poi rinnovo, ti inizio da 4 milioni. 7, perfetto, mo sei più felice. Tu che ha fatto? Hai, chi è tu, vuole andare via? Quanto c'hai di contratto? 3 anni, resta lì. Poi ci sono altri tristi, te, chi sei? Calabresi, che vuoi Calabresi? Vai, mo non è più triste. Tanto hanno tutti i sordi questi. Questi chi so, Vignato, Fernandez, Colombo pure vuole i sordi. Perfetto, mo non è più triste nessuno. Stava di. Poi a destra abbiamo Calabresi e Sterling, ma il terzino titolare lo stiamo per prendere. Poi sulla mediana abbiamo Fernandez e Dominguez. A centrocampo abbiamo, se Rizzo riesca a prestarlo magari, Donzà e Nandez. Sulla tre quarti abbiamo Lucas Fernandez, Vignato, Baumgartner e Forsberg, che sono i titolari. Poi abbiamo Nelson, che comunque si sta trasformando ed è veramente molto forte. Davanti abbiamo Adeyemi, Colombo, Subriaga e Barro. Sostanzialmente siamo messi bene un po' dappertutto, raga. Simuliamo la gara contro la Lazio, vediamo come va. Abbiamo vinto 1-0, gol di Subriaga. Bella roba. Segna il debutto in Serie A, la prima giornata, vittoria e spugniamo l'Olimpico. Intanto abbiamo prestato Colombo per 2 anni al Royal Antwerp, almeno va a giocare, perché tanto qui è abbastanza inutile, non gioca mai. Aspettavo che crescessero un po' più velocemente i giocatori, se mi posso dire la verità. Sono passati 3 anni e Colombo ogni tanto ha giocato, ma è ancora una minchia. Dopo la Lazio tocca la Roma. Adesso cerchiamo di fare un'altra vittoria, raga. Dai. 0-0. Vabbè, comunque non è malissimo. È comunque la Roma. Ceduto per 2 anni in prestito Rizzo al Zulte Waregem. Al Zulte, insomma. Raga, ho un sogno nel cuore: spendere tipo tutti i miei soldi, ma per prendere a
destra, Serginho Dest. Alla fine hanno accettato tipo 33 milioni, ma bravi, grazie. Preso, preso, preso. Quanto c'ha Serginho Dest? Fammi vedere. 79-21 anni, ragazzi, questo è un fenomeno. Andiamo a metterlo subito in squadra titolare. E proviamo a concludere il mercato con Willy Orban dietro, che non è male per niente, insomma, potrebbe farci comodo. Ok, abbiamo chiuso per 17 milioni, regalatissimo secondo me. Poi magari è una pippa, non lo so, però secondo me è regalatissimo. Addirittura lui vuole essere cruciale. Più alto ci avrà, 80 ci avrà. Il livello suo è più alto del mio dei difensori, allora. Ok, abbiamo preso, vediamo quanto c'ha Willy Orban. 81, ragazzi miei, va benissimo. Allora, vediamo se la squadra è pronta. Allora, abbiamo tre portieri, due terzini. Poi al centro difensore abbiamo Chambers, Tomiyasu, Orban, Rezos, ok, e Mazzi. Ma poi abbiamo a destra Serginho Dest, Calabresi e Sterling. Poi abbiamo Fernando e Dominguez sulla mediana. Poi al centrocampo abbiamo Donsa, Nandez, Vignato. No, Nandez e basta. Poi sulla tre quarti abbiamo Vignato, Lucas Fernandez, Baumgartner e Forsberg. Dispiace solo perché non abbiamo un top player sulla tre quarti ancora. E poi abbiamo Nelson, che insomma sto aspettando che si trasformi. Davanti abbiamo Adeyemi, Subriaga, Barro e basta. Riusciamo a prendere un vecchietto davanti, ma proprio un vecchiuno col bastone. Volendo possiamo prendere lui, che comunque gli facciamo il contratto a un anno. Gulbrandsen è svincolato, lo prendiamo un anno, però deve essere proprio l'ultima ruota del carro. Sì, accetta di essere sporadico, perfetto. Tre anni vuole essere, la madonna. No, ho messo uno io, due. Vabbè, due, però che palle. Vai, l'abbiamo preso. Detto questo, finisce qua il mercato. Noi andiamo direttamente qua, non ce ne frega più un cazzo del mercato, sul calendario, e andiamo direttamente a simulare a giugno. Quindi 3, 2, 1, e noi ci vediamo tra poco, via. Allora, siamo al primo di giugno, torniamo tutto indietro e vediamo com'è andata. Allora, settembre, perso 1-0 con il Napoli, vinto 1-0 con lo Spezia, vinto 1-2 con il Cagliari, perso 1-2 con la Juve. Diciamo che questo è un quadro abbastanza normale, ci sta. Vinto 1-0 con l'Udinese a Udine, vinto 1-0 con la Fiorentina, vinto 1-0 con la Samp, perso 1-0 con l'Inter, vinto 2-1 con il Verona. Benissimo, ragazzi miei. In questo momento credo che siamo più o meno una di quelle squadre che sta sotto le big big, ma ce la stiamo giocando. Vinto 1-2 a Benevento, perso 0-2 in casa con l'Atalanta, vinto 1-2 a Torino, vinto 2-1 con il Milan, vinto 1-2 con il Genoa, pareggiato 1-1 con il Crotone, perso 3-1 con il Sassuolo, vinto 2-1 con il Parma, vinto 4-2 in Coppa contro il Cagliari, perso 0-3 contro l'Inter, vinto 1-0 con la Samp, vinto 2-3 contro la Fiorentina. Siamo in semifinale, cazzo, sì, in semifinale di Coppa Italia, pareggiato 0-0 con il Parma, perso 1-2 con il Sassuolo, perso 2-1 in Coppa con l'Inter, porca troia, vinto 2-3 a Crotone, vinto 0-1 a Roma, perso 2-3 in casa con la Lazio, pareggiato 1-1, ci siamo fermati per la... non so, vabbè, ci siamo fermati in Coppa Italia in semifinale contro l'Inter. Vinto 1-3 con la Juventus, pareggiato 2-2 con il Cagliari, pareggiato 1-1 con il Genoa, perso 2-0 con il Milan, perso 1-2 con il Torino, vinto 1-2 con l'Atalanta, pareggiato 0-0 con la Fiorentina, pareggiato 1-1 con l'Udinese, vinto 1-0 con il Benevento, vinto 0-2 con il Verona, vinto 0-2 con lo Spezia, vinto 2-1 con il Napoli. Ce la dobbiamo fare, raga. Dobbiamo esserci qualificati per l'Europa, vediamo. Sesti! Sesti, siamo in Europa League, siamo in Europa League, siamo in Europa League, stessi punti del Milan, siamo in Europa League, cazzo, abbiamo fatto anche una gran stagione, tra l'altro, meno 6 dalla Champions, cazzo, siamo in Europa League, che bello, che bello, che bello. Andiamo subito in Abrosa e vediamo com'è andata questa stagione. Allora, Ioan Lutterato ha fatto 48 partite, tutte, e è arrivato a 84, bravissimo Ioan Lutterato, è salito di 3, Ravaglia è salito di 1, Virginia è salito di 2, ottimo, Pellegrini 39 partite, è salito di 2, è arrivato a 77, Haiki è salito di 2, è arrivato a 73, Binks è salito di 2, Mazzima è salito di 4, mamma mia, Rezos ha giocato 19 partite, è salito di 2, 45 partite per Chambers, che è arrivato a 80, 12 partite per Tomiyasu, che è arrivato a 76, Orban non è salito ma ha fatto 39 partite con una media del 6,5, bravissimo Orban, Sterling è salito di 1, ha fatto 6 partite, Calabresi non è salito, Serginho Dest è salito di 1, 23 partite, un gol e un assist, Dominguez è salito di 1, ha fatto 20 partite, 3 gol e un assist, Fernando non è salito ma non è nemmeno sceso, e questa è tanta roba, ha giocato tutte le partite praticamente, 38 partite, 2 gol e 4 assist, Bertrand in prestito sale di 3, Lappalainen in prestito non sale purtroppo, Nandez sale di 2, fa 47 partite, 5 gol e 6 assist, Donsa non sale, 9 partite, 1 gol e 0 assist, Michael fa nessuna partita in prestito, non lo so, ma comunque è salito di 3,
sale di 2 anche Rizzo, sale di 1 anche Svanberg. Baumgartner è arrivata a 81, 34 partite, 9 gol e 5 assist. Lucas Fernandez è arrivato a 78, 21 partite, 1 gol e 1 assist. Forsberg 45 partite, 7 gol e 4 assist, è salito di 2 anche lui, cazzo, a 31 anni. Vignato sale di 2, 3 partite sole, ma sta salendo pian piano. Baldursson sale di 1 in prestito. Nelson fa 13 partite, 2 gol e 0 assist, nonostante il ruolo non rientri appunto in quelli della nostra formazione. Arriva a 78, questo l'anno prossimo è già pronto per fare il titolare. Okwonkwo in prestito sale di 2. Barro ha fatto 16 gol e 7 assist, è salito di 3, è arrivato a 82. Supriaga è salito di 2, è arrivato a 80, ha fatto 7 gol e 0 assist. Adeyemi è salito di 2, ha fatto 5 gol e 1 assist, 77. Gulbrandsen non mi serviva, ha fatto 7 partite, 1 gol, ve l'avevo detto, l'avrei preso solamente per tenere il buco bloccato. E Colombo finalmente in prestito, sali di 5, arriva a 69, ce l'abbiamo fatta. Regà, penso sia andata piuttosto bene, questo è il nostro nuovo record. Quindi teniamolo a mente, dov'è? Bologna che arriva a sesto, nuovo record, sesto posto, 70 punti e semifinale di Coppa Italia, la prossima e la quarta stagione, nella speranza che lì riusciremo a vincere qualcosa. Detto questo, fatemi sapere la vostra con un commento qua sotto, io vi ringrazio per aver visto questo video, iscrivetevi al canale mi raccomando, lasciate tantissimi mi piace se volete domani un nuovo episodio, buona la lalla e noi come sempre ci vediamo ad un prossimo video.